l'assenza di Bergomi, Bergomi è in panchina. Libero alle spalle di tutti è Diego Simeone. I marcatori sono West, Galante e Colonnese. I centrocampisti Moriero, Coe, Vintere, Javier Zanetti. Davanti Ronaldo e Zamorano. 80.000 presenze a San Siro. Incasso che supera i 3 miliardi e mezzo. Partita estremamente delicata per entrambe, costrette ad inseguire già dopo 8 giornate. Oggi la Fiorentina è ritornata in vetta alla classifica, stante la vittoria sul Venezia, ma anche grazie al pareggio della Juve a Udine. Classifica che vede appunto la Fiorentina in testa con 18 punti, segue la Juventus a 17, la Roma a 14, Milan, Parma e Lazio 13 e poi l'Inter più sotto a 10 punti. Gigi Simeone sorridente, un ciclo delicato anche per l'allenatore dei nerazzurri, 3 sconfitte consecutive in campionato per l'Inter contro Lazio, Juve e Bari, 2 a San Siro e un pareggio non sappiamo quanto tonificante in Champions League contro lo Spartak Mosca. Oliver Birov attesissimo e la sfida a distanza puntualizzata dalla regia con Ronaldo, le cui condizioni ovviamente sono da verificare giornata dopo giornata. Tutto è pronto con il Milan che si schiera alla sinistra dei vostri schermi, stretta di mano fra Maldini e Ronaldo. Ecco Zamorano. Milan che non può schierare il brasiliano Leonardo, vittima della pubalgia, mentre nell'Inter squalificato Paulo Sousa. Le assenze di spessore sono relative alla mancanza appunto di Zelias e di Roberto Baggio, assente dai terreni di gioco dal 20 settembre scorso. E come accade negli ultimi, come è accaduto spesso nelle ultime esibizioni, ecco che le aree di rigore occupate da Rossi da una parte e Pagliuca dall'altra diventano degli aranceti. Questo lancio di agrumi dalle due curve che solitamente brillano per correttezza sugli spalti anche dal punto di vista degli striscioni esposti, striscioni soprattutto tesi ad incitare le rispettive formazioni e le rispettive squadre, questo brutto pezzo di bombardare Rossi da una parte e Pagliuca dall'altra con agrumi. Simeone libero, è una soluzione non sappiamo se di emergenza oppure una soluzione della quale in effetti Simeone crede tantissimo, ma c'è anche Bergomi che è in panchina, che non è al meglio delle sue condizioni. Primo derby anche per Alberto Zaccheroni. Tutto è pronto con l'Inter che batterà il calcio d'avvio. La serata non è freddissima, non siamo però ancora, non sono ancora pronte le due formazioni. Vediamo che adesso Tombolini indica il dischetto di centrocampo e sono ancora all'opera gli inservienti per liberare soprattutto l'area di rigore che nel primo tempo verrà occupata, difesa da Gianluca Pagliuca. Prosegue intanto il lancio di agrumi. Pagliuca che è anche il capitano in assenza di Bergomi. Tombolini chiede e verifica, dice dobbiamo invertire. Vediamo, siamo curiosi di capire che cosa farà l'arbitro. Moltissimi giornalisti presenti, molti fotografi. E Tombolini va proprio a verificare che succede dalle parti di Pagliuca. Si avvicina all'estremo difensore dell'Inter. E adesso sembra che ci siano i presupposti per iniziare. Bergomi
pensate, è a soli 3 derby dal record di Rivera, che ne ha disputati 34, record che invece in fatto di presenze nel campionato di Serie A ha sorpassato da poco. Attacca l'Inter quindi da destra verso sinistra, Ronaldo Zamorano sul dischetto. Si può partire per il derby numero 242. In vantaggio il Milan, 92 vittorie contro le 84 dell'Inter, ma in campionato Inter a 55 e Milan a 47. Il rilancio di Simeone, la palla recuperata dall'Inter, Vea, Birov tocca il suo primo pallone, arriva Coe, sulla sinistra è sistemato Zanetti e nel tridente offensivo del Milan c'è anche Morfeo. Attacca intanto Zanetti, Zamorano che appoggia verso l'Inter, ma c'è al recupero Wea che nel terzetto offensivo del Milan è quello che occupa il settore di sinistra. Simeone con calma affida a Taribo West che marca l'amico Wea. Galante su Birov, Colonnese si occupa di Morfeo. Ronaldo dentro per Zamorano, ancora Ronaldo, Colonnese si allarga, Coe è in possesso di palla, Zanetti si accentra, Zamorano servito, Coe, il tocco è per Colonnese, parte il traversone a cercare Moriero, palla lunga e il primo pallone toccato da Sebastiano Rossi che sta vincendo a suon di prestazioni il confronto interno con Jens Lehmann come portiere titolare. West, pallone che si impenna, Wea difende anche a destra Moriero, da quella parte le incursioni di Zighe, la difesa 3 del Milan composta da Maldini, Costa Curta centrale, Ngoti sulla destra, un'occhiata a sinistra per vedere la percussione di Zighe, la deviazione di Moriero. Un minuto e mezzo nel corso del primo tempo, derby numero 242 di Milano, siamo sullo 0-0, Coe, Winter, attacca Moriero, il passaggio intercettato da Thomas Selweg che poi consegna il pallone a Gianluca Paglioni. Moriero, Ronaldo a destra, viene puntualmente servito, scatta sulla destra, si impegna nel duello con Paolo Maldini, palla ancora in gioco, arriva Zighe dal manforte. Winter, Moriero, chiamato in causa West, da questi a Simeone e poi manca il disimpegno sul connazionale Zanetti. Avanza Ngoti, è il 27enne difensore per Birov che fa da sponda su Morfeo, chiude Simeone rilanciando verso Zamorano, ancora Ngoti, errori da una parte e dall'altra in questi primi 3 minuti del derby con Zaccheroni e Simoni, vedete, costantemente in piedi. Il fallo commesso da Helveg. Primissimo piano per Javier Zanetti, uno dei tanti reduci del mondiale, mondiale che viene un po' preso come alibi per molte formazioni, certo è anche vero, per denunciare i limiti di condizione dei grandi protagonisti della rassegna di Francia. Zighe, un intervento sul ginocchio destro di Ronaldo e rimane a terra il brasiliano dolorante. Rivediamo. Un'entrata abbastanza dura, pesante, si è rialzato comunque Ronaldo. Inquadrato Christian Zighe, seconda stagione per lui nel Milan. E si dovrebbe incaricare proprio Ronaldo di calciare verso la porta difesa da Sebastiano Rossi. Ospita il Milan quindi maggioranza di tifosi di fede rossonera, oltre ai 40.000 abbonati circa del club di Via Turati. Lunghissima rincorsa di Ronaldo, palla che si infrange sulla barriera. Era avanzato anche West,
mentre vedete un primo piano dedicato a Coe, di spalle Ronaldo, Moriero verso Zamorano che difende il pallone, Coe, lo scambio tra i due, Moriero in area, ostacolato da Maldini, fa proseguire Tombolini, West, e c'è spazio per Weah che appoggia su Albertini in profondità, il rilancio del centrocampista e poi l'intervento in gioco scorretto di Weah su Simeone. Si sono delineate le marcature, adesso Ronaldo e Zamorano, la parte nell'azzurra, sono molto vicini. Simeone, pallone in profondità, stacca bene Ngoti, Coe va a proseguire Zamorano, va a puntare il giocatore francese, libero Moriero che aggancia, parte il suo tentativo di conclusione abbondantemente fuori dallo specchio della porta, difesa da Sebastiano Rossi. Si soffre su una panchina e su un'altra. Milan che arriva dal pareggio rimediato da Ganza a Piacenza, e abbiamo già detto delle 3 sconfitte consecutive dell'Inter, quindi psicologicamente sta meglio sicuramente la formazione rossonera. Weah, quindi in controtempo Zighe, Moriero, il lungo lancio verso Zamorano che aggancia bene, al limite Ronaldo, palla dentro Ronaldo, ed è il gol di Ronaldo dopo 6 minuti e 30 secondi, varco per Ronaldo sull'assist di Zamorano e dell'Inter che va in vantaggio. Rivediamo l'azione in velocità, esplode di gioia la panchina nerazzurra. 6 minuti e 30, ha fatto tutto bene, riguardate Zamorano e osservate il movimento di Ronaldo che si infila fra Helweg e Ngoti e brucia in uscita Sebastiano Rossi, e il terzo gol in campionato del brasiliano, il primo su azione di questo campionato, il tutto al sesto minuto e trentesimo secondo da questa triangolazione, il tocco di punta che infila in uscita Sebastiano Rossi alla prima vera proiezione offensiva dell'Inter, il gol di Ronaldo. Colonnese, Helweg aggancia in qualche modo Albertini, Albertini, Boban, coppia centrale di centrocampo, si allarga il croato, c'è il recupero intanto di Moriero, può distendersi l'Inter in contropiede, tocca per Winter, da questi a Zamorano, sponda del cileno, Zanetti ancora per Aaron Winter, difende bene il pallone, si porta a spasso due avversari, poi decide di accentrare il suo raggio d'azione, quindi qualche bisticcio dalle parti di Ngoti e Costa Curta, il fallo commesso da Colonnese ai danni di Domenico Morfeo, anzi è il contrario, mentre rivediamo intanto l'opportunità di Ronaldo sfruttata alla perfezione dal brasiliano, ed è l'Inter che in effetti si aspetta, vedete come esulta anche Simoni, l'Inter che si aspetta il miglior Ronaldo, lo sta attendendo, e questa sera Ronaldo ha iniziato benissimo il suo derby. Il rilancio verso West che corre a vuoto, attacca Maldini, lo rincorre Zamorano, Weah fermato benissimo da Simeone che rilancia su Zamorano, da questi ancora Ronaldo, deve frenare la corsa a Moriero, West, Coe, Moriero, tocca per ultimo Zighe, ma il tornante dell'Inter riesce a riprendersi il pallone, l'ha perso poi, e quindi Maldini per Rossi, verso Ngoti, l'ex giocatore del Paris Saint Germain, verso Birov, controllato da Galante, una delle marcature più rigide di questo match. A centrocampo duelli Coe, Albertini e Boban Winter, intanto Simeone chiama all'uscita
Pagliuca su un su Zighe, mentre la regia ci ripropone ancora il gol di Ronaldo, e Xuxa Moriero che lustra la scarpa al brasiliano. Zighe che è andato, è entrato in contatto con Pagliuca. Questo è in effetti un colpo volontario, come ci ha mostrato il replay. Era già in possesso di palla Pagliuca, difeso poi da Simeone, e Zighe è andato a toccare deliberatamente Pagliuca. Rivediamo ancora. Guardate come salta e come molla una pedata al numero uno dell'Inter. Si prosegue intanto il rilancio di Simeone, lunghissimo. Simone in piedi. Weah. Ancora per Simeone che apre sulla sinistra a beneficio di Zanetti. Da questi a Colonnese, 12 gol subiti dall'Inter, 12 gol realizzati. 9 punti in meno rispetto alla scorsa stagione, 5 punti in più invece dopo 7 giornate per il Milan rispetto all'inizio disastroso dell'anno scorso. Bruno Ngoti, da questi all'ex giocatore dell'Udinese Thomas Helveg, parte il cross del danese, la sponda di Biroff, poi Colonnese, Coe e Moriero, scatta Zamorano sul filo dell'offside. Ancora il tocco per Coe, troppo precipitoso il rilancio che era diretto a Zamorano. Costa Curta. Zighe. Boban. Bruno Ngoti. Il rilancio a cercare la testa di Biroff. Simeone su tutti. Controlla Albertini, attaccato da Benoit Coe. Capitan Maldini, una protezione sul setto nasale, intanto lo scambio, Biroff Wea dentro e c'è il pareggio di Wea al 12° minuto, sullo scambio Biroff Wea, azione quasi simile a quella di Ronaldo, con il rimpallo favorevole al giocatore liberiano, ma l'azione è stata veramente molto bella e avremo naturalmente la possibilità di rivedere. Quindi Wea, eccolo, Biroff chiama l'uscita Simeone e poi c'è il tocco di West che favorisce invece il piatto sinistro di Wea, il pareggio del Milan dopo 12 minuti. Fallo commesso da su Ronaldo intanto, mentre la regia ci ripropone nuovamente il gol di Georges Weah, subito festeggiato da Biroff. Inizio scoppiettante di questo derby numero 242, prima Ronaldo e poi Weah, i cannonieri che contano, gli uomini che contano, hanno messo subito il giusto timbro. Ha recuperato bene il Milan dopo l'impass, mentre ora ha toccato per ultimo Galante sullo stacco del centravanti della nazionale tedesca, ma ancora da quest'altra angolazione vedete entra in spaccata West che non riesce ad anticipare Wea, spazio aperto e il liberiano non fallisce. Costa Curta, il tocco è per Boban, scatta Zighe sulla sinistra, lo controlla Winter, una finta del croato. Parte ancora l'ennesimo traversone, la testa di Oliver Biroff, il controllo di West. E poi Zanetti, si gioca anche su buoni ritmi, palla che passa su Helveg, ancora Zanetti, servito Coe, finisce a terra Zanetti, Tombolini nei pressi, si prosegue. Colonnese che si è sganciato dalla marcatura di Morfeo. Winter su Moriero, controllato quella parte del campo da Christian Zighe. Winter, raddoppio sull'olandese,
lascia proseguire Tombolini, energica la marcatura di Boban su Aaron Winter, esce bene Boban, lo ferma poi Moriero, ma Maldini cerca la profondità su Christian Zieg, colto in leggero ritardo. E ancora una volta lo scambio Weah, Birov, Weah con il liberiano che chiude il triangolo grazie anche al tocco di West. Vedete intanto Zaccheroni in piedi, mentre ora si sono scontrati Weah e West, ricordiamo i due sono grandi amici. Ronaldo intanto messo giù da Elveg, ammonizione per Elveg, è il primo ammonito del match. Intanto c'è qualche accenno di rissa. Toccato duro per la terza volta Ronaldo nel giro di 15 minuti. E forse il fallo più geniale l'ha commesso il danese, è stato ammonito da Tombolini. Ancora la telecamera che va a pescare Alberto Zaccheroni. Ce l'ha con l'arbitro. Simeone, un'occhiata al centro dell'area, West stacca molto bene Costa Cotta, poi Moriero, è libero Winter, parte il traversone dell'olandese, Coe sforbicia, tocco debole per il 29enne centrocampista francese, seconda stagione in nerazzurro. Lunghissimo intanto rilancio di Rossi con Birov che va a servire West, che bisticcia un po' col pallone, poi il nigeriano ne rientra pienamente in possesso. Moriero, Zamorano, gran movimento del cileno, ma due avversari su di lui. Bene Maldini in tackle. È un derby comunque di sostanziale equilibrio, una parte dall'altra, le due squadre provano ad affondare, un gol a testa. Ancora Winter, lo spazio per Zamorano che entra in area. Zamorano reclama il calcio di rigore il cileno. Tombolini che era vicinissimo all'azione fa proseguire. L'intervento è stato di Costa Curta. Intanto bravo Morfeo a prolungare verso Weah. Simeone ancora con grinta dentro il passaggio per Zamorano, colto in posizione irregolare. Rivediamo ancora, Zamorano che punta a Costa Corta. Vediamo ancora da quest'altra angolazione, c'è l'intervento a vuoto di Costa Corta, è stato lesto Zamorano nel prendere il passo, gli sbarra la strada, forse un accenno di tuffo da parte di Zamorano, comunque Tombolini era vicinissimo. Zieger, la deviazione di Moriero, il contrario di Pagliuca. Un gotti su Ronaldo, Weah e poi Moriero, West verso Ronaldo che controlla, ma viene c'è l'anticipo di Bruno Ngoti. West è in anticipo su Weah, Moriero, West prova a fare il movimento, Ronaldo conserva il possesso di palla, ancora per il nigeriano, Ronaldo cerca un dribbling dei suoi, applausi da parte della tifoseria nerazzurra. Winter difende ora a pieno organico il Milan, Colonnese, la manovra impostata su Zanetti, subito Elveg a chiudere, riesce a superare Morfeo l'argentino, cerca la conclusione Zanetti, palla sul fondo. Rivediamo intanto dalla telecamera apposta, è un'azione comunque in cui rimane un certo dubbio, comunque Tombolini era a due metri, ha visto benissimo e ha lasciato proseguire. L'anno scorso quattro derby, due di campionato, due di Coppa Italia, è un 5-0 lo scorso gennaio in Coppa Italia appunto,
mentre in campionato una vittoria dell'Inter e un pareggio. Galante Subirov è Galante da una parte, Ngoti dall'altra, provano a giocare sull'anticipo mentre vediamo Zoppicante Ronaldo. Zanetti, rivediamo intanto l'anticipo di Galante. Simeone sceglie il tempo giusto e vedete come dà ora profondità. Lungo però il passaggio per Zamorano. E vedete che Simoni chiede alle due punte di allargarsi. West, Coe, Zanetti, c'è Moriero sulla destra, ma c'è il tocco verso Zamorano che riesce in qualche modo a entrare in possesso di palla. Il fallo commesso da Arzighe ai danni del cileno dopo 20 minuti. Finora un solo ammonito Helveg nel contesto di un derby comunque molto corretto. Mentre Coe tocca per Simeone, è un Inter tutta in avanti. Winter, Moriero, West, attenzione perché se si perde palla in quella posizione sono dolori. Il Milan astutamente ha cercato di disturbare i portatori di palla nerazzurri. Intanto il lungo lancio verso Ronaldo, Coe, il contatto con Morfeo si prosegue, Zanetti e Helveg, duello che si rinnova. Colonnese, Morfeo difende e quindi favorisce le avanzate del difensore dell'Inter. Vinta ancora, arriva Birov da dietro, lo mette giù, calcio di punizione. Partecipano molto alla fase difensiva Wea, Birov e lo stesso Morfe. Punizione che sta per essere calciata da Coe, che tocca a beneficio di Simeone. Il tocco verso West, supera Wea, il nigeriano, insiste. E poi la palla che finisce su Zamorano, l'anticipo da parte di Costa Curta, ancora West, posizione di esterno destro. Insiste il nigeriano che poi toglie il pallone a Wea, arriva Coe, insiste su Zighe, si continua a giocare. Intanto Simeone controlla in qualche modo, arriva anche Zanetti che rilancia in avanti, West addirittura è finito in fuorigioco, richiamato adesso dai compagni, mentre osservate anche questo impatto fra Costa Curta e West che si era abbassato notevolmente. West incollato a Wea. Albertini, per questi ad Helveg, parte traversone, esce Pagliuca indisturbato. Il rilancio del capitano dell'Inter a cercare la testa di Zamorano, difende il cileno, poi corpo a corpo con Costa Curta in area ancora, il tocco verso Winter, la finta di Winter con Ronaldo che ha provato a restituire il pallone. Intanto Morfeo adesso è punta centrale con Birov a sinistra, stacca, attacca molto bene Wea, c'è lo spazio, si lamenta Pagliuca, arriva Wea ancora, parte il traversone, Morfeo di testa, West in angolo, voragine, mentre vedete Pagliuca che va a dare la carica a West che ha lasciato uno spazio impressionante nel quale si è gettato Wea, pronto il cross a calciare Morfeo, arrivato qualche settimana fa in prestito dalla Fiorentina e che ha subito trovato posto nella squadra di Zaccheroni. 24esimo minuto, Morfeo dalla bandierina, corner pericoloso, Wea ha cercato di colpire, contrastato da Aaron Winter, zuccata fra i due e sembra che abbia avuto la peggio il 31enne centrocampista olandese. Grande fair play comunque di Wea nei confronti di Aaron Winter, vedete va a disturbare proprio Winter, lo stacco di Wea. È pronto Pagliuca.
1-1, al sesto Ronaldo, al dodicesimo George Weah. Ancora il brasiliano Zanetti che trascina la palla oltre la linea di demarcazione laterale. Movimento puntualizzato dalla regia. Costa corta. Maldini prova ad andare al pressing d'Inter. Pallone toccato da Weah. Il rilancio di Pagliuca. Azione regolare con Costa Curta che chiama all'uscita Sebastiano Rossi. Vedete ora tatticamente come le squadre sono disposte. Intanto Galante è andato a frenare l'irruenza di Birov e Pagliuca è pronto al rinvio. La testa di Zamorano o quella di Costa Curta? Nessuno delle due. Il fallo commesso dal cileno ai danni del centrale difensivo del Milan. Boban. Attacca Maldini. Sulla sinistra il Milan ora è quasi in superiorità numerica, ma c'è Moriero che è costretto a rientrare e propone l'azione verso Zamorano. Arriva Maldini. C'è lo spazio per l'incursione di Moriero, ma è bravo ancora Maldini a chiudere. Fallo ai danni di Morfeo e ammonizione per Coe. Nell'Inter un solo diffidato, si tratta di Colonnese. Mentre Paolo Sousa sconta la prima delle due giornate di squalifica. È rientrato questa sera Simeone nell'Inter dopo essere stato rimasto fermo due turni. Albertini. Galante che abbraccia Birov, il colpo di tacco di Weah. Insiste, poi arriva West che si esalta nei duelli individuali, nell'uno contro uno. Helveg, Albertini, fa pressing l'Inter, ma intanto il pallone è tra i piedi di Zighe. Zanetti chiude bene in diagonale, poi il fallo, anzi la posizione irregolare di Boban, credo, subito fischiata da Tumbolini. Probabile anche l'azione forse fallosa di Weah, mentre Simoni passeggia e cerca di trovare conforto negli altri componenti della panchina per spiegare un po' tatticamente il match. Intanto rinvio corto di Pagliuca, Galante su Birov, si prosegue perché il pallone è sempre tra i piedi dei giocatori rossoneri. Maldini, largo Birov sulla sinistra. Simeone in anticipo, Moriero ultimo a toccare il difensore dell'Inter. Maldini avanza, Boban può tirare, centrale per Pagliuca. Ci ha provato Zvone Boban in campionato mondiale da protagonista con la Croazia. Zamorano che salta più in alto di tutti, ma Ronaldo è lontano. Albertini, Galante, Winter, Moriero, avanza anche Galante, avanza West. Winter sempre chiuso da due giocatori avversari, da quella parte agiscono Zighe e Boban. Coe, ancora Winter, in profondità per Moriero che si inventa questa azione, poi Zanetti supera Helveg e chiude così. Di sinistra non è il suo piede preferito, si era smarcato molto bene Zanetti ed aveva trovato il tempo giusto per saltare anche Helveg che l'ha portato comunque sull'esterno
il suo sinistro lontano dalla porta di Sebastiano Rossi. 1-1 al sesto Ronaldo, dodicesimo Wea. Derby dall'inizio schioppettante, poi da una parte e dall'altra cercare di prendersi le misure. Costa Curta è libero, Zighe tocca Moriero, Simeone, il rilancio verso Winter su Coe, il fallo commesso da Coe ai danni di Albertini. Punizione già battuta, libero Boban sulla sinistra, lo va a chiudere Winter, parte traversone, deviazione di Winter, calcio d'angolo. Il tutto alla mezz'ora del primo tempo sul risultato di 1-1. Svone Boban, trentenne quasi, centrocampista del Milan. Domenico Morfeo ha iniziato nell'Atalanta, una carriera che sembrava destinata a dare molto lustro al 22enne centrocampista, ora attaccante nello schema milanista. Intanto contropiede Coe, Ronaldo chiede palla, avanza anche West, entra in possesso di palla il nigeriano, il tocco è su Moriero, parte traversone a cercare Zamorano, Zanetti su di lui, Zighe, poi la deviazione di Thomas Helveg in fallo laterale. Lesta la difesa del Milan a ritornare sui suoi passi, West ancora per Zanetti, Winter parte il traversone su Ronaldo e poi Ronaldo che disturba Maldini, tocca per ultimo il capitano rossonero. Probabilmente anche Ronaldo ha commesso fallo ai danni del capitano del Milan. Comunque per Tombolini è calcio d'angolo. Ronaldo tra Zighe e Costa Curta. Ecco è che si incaricherà della battuta. Quando i minuti di gara sono 32 nel corso del primo tempo, risultato fermo sull'1-1. Guarda attentamente Simoni. Simeone in agguato, 3 gol in 2 partite di campionato, nei derby della scorsa stagione, ed è quasi tutta l'Inter in avanti. Coe, esce Rossi, benissimo, sulla testa di Galante, poi la possibilità per il Milan di imbastire questo contropiede. Il colpo di tacco che riesce di Morfeo, la palla che passa fra le gambe di Zanetti, quindi siamo su Birov. Boban si riorganizza la difesa dell'Inter. Si è liberato però molto bene Morfeo, la palla sul sinistro, parte il cross teso, la ribattuta di Simeone e quindi Albertini, ancora contro traversone, West in anticipo, palla consegnata a Boban, da questi a Zighe sulla sinistra, ancora per Boban, lavorano molto i centrocampisti da una parte e dall'altra, uno contro uno, Boban Coe, palla sul destro, cross morbido, colonnese, Pagliuca decide di rinviare il difensore dell'Inter. Zanetti con la palla colpita dal braccio sinistro di Albertini. Rivediamo il colpo di tacco di Morfeo che coglie, vedete, Zanetti, palla che è passata in mezzo alle gambe. Ngoti deposita su Helveg da questi accostatori. Maldini. Zighe contro Moriero. Birov, l'appoggio per Zighe, ha chiuso molto bene il numero 17 nell'azzurro. Si tratta ora di uscire dalla propria tre quarti, Zighe rimane nei pressi, Simeone ancora lo scambio perfezionato con Moriero. Il rilancio in profondità verso Ronaldo. Boban. Zighe. Albertini per UEA, ostacolato da West, quindi Morfeo, pallone che finisce dalle parti di Ronaldo, bravo Costa Curta nell'anticiparne le mosse. Ancora Zighe, la palla sul sinistro, dentro
e palla che attraversa tutta l'area di rigore dei nerazzurri. Il 26enne Christian Ziege minuti di gara 35 nel corso della prima frazione, problemi con la calzatura di Permoriero. Simeone verso Zanetti che ha un si gira molto bene, poi arriva Albertini a disturbarlo, insiste ancora l'argentino, davanti Zamorano e Ronaldo, il rinvio di Costa Curta, poi West con Wea, arriva anche Simeone, Coe nuovamente per Zanetti che cerca la sovrapposizione di Zamorano, si è allargato sulla sinistra il cileno, il tocco per Aaron Winter, arriva anche Colonnese, la palla dentro per Moriero, posizione regolare e grande opportunità fallita da Moriero, pescato benissimo, rivediamo ancora da Winter il taglio di Moriero in posizione regolare, nonostante Morfeo alza il braccio, si inarca Moriero, palla fuori. Maldini attacca Winter, Costa Curta, grinta anche da parte di Zamorano su Ziege, fanno girare il pallone i giocatori del Milan, poi avanza Costa Curta, il rilancio su Ziege di prima, di testa a cercare Biroff, sponda ma non c'è nessuno, molto arretrati Morfeo e Uea. West che allarga le braccia in cerca di compagni da servire. Winter, un azzardo questo passaggio sulla tre quarti, recupera subito il Milan, Boban che sta giocando, cioè sta cercando di fare più manovra dell'Inter che punta soprattutto sul contropiede, intanto esce benissimo Simeone e Tombolini assegna il calcio di punizione a beneficio dell'Inter, azione perentoria in fase difensiva di Diego Simeone, mentre qui rivediamo la posizione regolare di Moriero tenuto in gioco da Helveg. Ancora l'impeto, la grinta di Simeone che si è arrabbiato perché Biroff ha cercato di fermarlo in maniera furba e fallosa. Simeone Zamorano molto arretrato, avanza costantemente West, ancora il nigeriano, insiste West, gli ruba però perfettamente il pallone Biroff, Boban. Winter ora su Biroff, tarda a rientrare West, provano a chiudere Wea, ma osservate la progressione del liberiano, Biroff la palla sul destro, il miracolo di Pagliuca e poi Colonnese con grande accanimento nell'area di rigore, Colonnese che è rimasto a terra dolorante, mentre ora Tombolini ferma il gioco, la palla gol per Oliver Biroff, rivediamo Wea ancora, bravissimo nel trovare in diagonale Biroff, s'aggiusta il pallone sul destro del tedesco, prende la mira, il destro attendente il pallone a superare Pagliuca con una prodezza, mentre entra Morfeo per cercare di deviare il pallone, trovando però la caviglia sinistra di Colonnese, ancora la manata di Pagliuca, una parata decisiva al 38esimo, mentre qui c'è il disappunto di Zaccheroni, Colonnese rimasto a terra, rimesso in piedi, Zamorano verso Ronaldo che ha toccato un solo ma preziosissimo pallone al sesto minuto, quello del vantaggio del Morfeo libero, West su Wea, è rientrato intanto Colonnese, Coe
Fallo di Zeger. Mentre abbiamo rivisto il tentativo di Morfeo, l'impatto con la... mentre si sta scaldando un difensore dell'Inter, esattamente il francese Camara, preoccupano ancora le condizioni di Colonnese con tutti i difensori dell'Inter tesi soprattutto a tenere a bada West, mentre ora Tombolini fischia un intervento falloso di Biroff ai danni di Zanetti. E ha cercato il tackle, l'intervento da dietro, tocca il pallone il tedesco Ronaldo. Zamorano Ronaldo, palla recuperata da Boban. West che rincorre Weah, la schiena di Winter. Albertini manda a vuoto Moriero. Morfeo di prima, quindi chiude bene Coe. Fallo commesso dallo stesso Coe ai danni del centravanti del Milan, del calcio di punizione. Siamo al 41esimo minuto, Milan 1, Inter 1, sesto minuto Ronaldo, dodicesimo Weah. Soluzioni diverse sul calcio da fermo, Boban, Morfeo, addirittura Bruno Ngoti, ricordiamo un suo destro in una finale di Coppa delle Coppe vinta dal Paris Saint-Germain. C'è anche Boban che da quella parte può far male. Barriera nutrita da parte dell'Inter. Boban non supera il pallone, la barriera, ma ora Tombolini fa scatenare la reazione dei difensori dell'Inter, perché è chiaro, non avendo fischiato, e c'è una ammonizione per Boban. Non aveva fischiato Tombolini, Milan che ha chiesto naturalmente la distanza della barriera, partito prima del fischio, ammonizione. S'asciuga il viso Boban, ci riprova, ancora la palla che si infrange sulla barriera. Difende bene Ngoti, escono i centrocampisti dell'Inter. Zanetti, il pallonetto di Morfeo, Biroff, West, ancora per Zanetti, da questi a Zamorano, Coe, libero Winter, scatta Moriero intanto sulla destra, parte il traversone per Moriero, finisce a terra Moriero dopo il contatto con Ngoti, tutto regolare. Palla che è finita dopo un rimbalzo sul braccio destro di Zamorano, braccio attaccato al corpo. Si può proseguire. Boban sull'uno contro uno, alla meglio un Coe, poi il cross tentato da Zeger. Fa vedere Biroff, Simeone di prima, posta corta, controlla forse con la mano Boban, non è molto d'accordo, sorride e si parte con un calcio di punizione fuori linea. Rivediamo, con la spalla più che con il braccio. 44, attendiamo il recupero, verrà segnato da Tombolini, la testa di Zamorano, ed è solo Zamorano che prova a fare sponda continuamente sul più giovane compagno d'attacco. Zanetti alla meglio nel contrasto con Helweg. Zamorano
troppa precipitazione da parte del cileno, si scusa con Ronaldo, 2 minuti di recupero. Galante Subirov in anticipo, arriva anche Winter, una serie di rimpalli che favoriscono comunque il Milan che esce bene, palla al piede. Elve che va a puntare Zanetti. L'ostruzione del giocatore argentino. Il cartello dei 2 minuti di recupero. Pronto a calciare Domenico Morfeo, ex nazionale Under 21, autore del rigore decisivo a Barcellona nel terzo titolo continentale di Cesare Maldini. Simeone. Maldini, Paolo, ancora Simeone che rinvia sulla testa di Helveg che riceve da Morfeo, e libero Boban, un rimpallo, Maldini, Colonnese che prova a lanciare in profondità Moriero, è appostato a Costa Curta, si gioca a rimpiattino da una parte e dall'altra, arriva Morfeo, il fallo commesso da Coe. Rettificata la posizione da dove ripartirà il Milan, abbiamo rivisto al rallentatore il fallo commesso da Coe. Bruno Ngoti, Albertini che intelligentemente crossa, palla lunga per tutti, anche per Birov. Se n'è andato il primo dei 2 minuti di recupero ordinati dal signor Tombolini. Volto di Galante, grandi opportunità soprattutto per Birov al 37esimo di andare in vantaggio e prima ancora per Moriero, direi quindi parità nei gol e parità anche nelle grandi occasioni da rete. Il rinvio di Aaron Winter su Zamorano. Coe, fuori gioco fischiato a Ronaldo che non è d'accordo. Albertini, Costa Curta, sono già passati 2 minuti di recupero in questo istante. West, Morfeo, ancora West e c'è il fischio di Tombolini, tutti al riposo sul risultato di 1-1 al sesto minuto. Ronaldo al 12esimo, il pareggio di Weah. Ci risentiamo per l'inizio della ripresa. Gioca F e io non vedo Ronaldo. E quindi è ipotizzabile che il brasiliano sia stato trattenuto negli spogliatoi. Quindi fuori Ronaldo e dentro Yuri Djorkaeff. È possibile che il brasiliano possa soffrire ancora di qualche problema al ginocchio destro che è stato colpito in più di un'occasione, sono ovviamente scontri di gioco, e quindi non abbia garantito a Simoni la possibilità di iniziare in perfette condizioni fisiche la ripresa. Per cui dentro Djorkaeff che fa il suo rientro sulle scene dopo 3 settimane di forzato stop a causa di un infortunio muscolare, per cui non cambia il modulo dell'Inter che prevede 2 punte, una di queste quindi sarà Yuri Djorkaeff, il campione del mondo francese che affianca Zamorano. Ricordiamo che in panchina il Milan può disporre di Lehmann, Ayala, Coco, Ba, Ambrosini, Sala e Ganz. Per l'Inter il 18enne portiere Frey, Bergomi, Camara, Dabo, Pirlo e Ventola. Toccherà al Milan aprire questa ripresa, inquadratura per l'arbitro Tombolini alla sua prima direzione in un derby. Sino adesso i giocatori comunque l'hanno aiutato e questo è buon avvio. Si riparte, Weah.
Wea West, la marcatura si ripete, Morfeo Colonnese, pure Galante Birov, le marcature fisse di Simoni sui tre attaccanti rossoneri. Intanto l'anticipo di Costa Curta su Zamorano, esce bene Ngoti, destinando a Birov, lo segue sempre come un'ombra Galante. Albertini, ora va a dare fastidio alla manovra dei rossoneri anche Djorkaeff. Costa Curta, i tre difensori del Milan, il centrale Costa Curta, ai lati Maldini e Ngoti, tanto Coe, Wea. Ancora Albertini, si sgancia Helveg, prova a raggiungerlo Albertini con questo lancio, chiude Zanetti, primo pallone toccato da Djorkaeff, lancio lungo, troppo lungo per Coe. Si stanno riscaldando intanto Coco e Gans per il Milan, Zumana, Camara per l'Inter, Galante, Winter, Zamorano, lo scambio Moriero. Moriero, passo lungo, contrastato efficacemente da Paolo Maldini. Il derby numero 25 per il capitano del Milan. Il movimento di Zamorano, ancora per il 31enne centrocampista olandese, lo scambio fra i due. E si va a chiudere in un imbuto Winter, tocca per ultimo Birov. La rimessa laterale quindi è nerazzurra. Intanto Tombolini richiama Boban, maglia dentro i calzoncini. Djorkaeff lo segue come un'ombra, Bruno Ngoti. Chiuso bene dall'ex compagno di squadra di Djorkaeff a Parigi, Simeone. Supera bene Wea e Birov, West dentro ancora per Djorkaeff. A servire Zanetti, largo sulla sinistra, Zanetti contro Helveg. Ancora per Djorkaeff, il lancio a cercare Moriero, posizione regolare, gol! Il gol di Moriero pescato da Djorkaeff, Rossi allarga le braccia, difesa del Milan che non accenna alla protesta e Moriero non fallisce, con Moriero che va ad abbracciare ancora Simoni ed è una scena che dopo Mosca si ripete, questa volta è Moriero, a Mosca era stato Simeone, il gol di Moriero è al secondo minuto e trentesimo secondo della ripresa, l'espressione non certo felice di Zaccheroni, azione da rivedere, difesa, retroguardia del Milan ferma, rivediamo il lancio di Djorkaeff, qui certamente non si può vedere da che parte è partito lo scatto di Moriero, fatto sta che il tornante dell'Inter ha controllato di petto, indisturbato, si è voltato e senza nemmeno guardare la porta ha mirato l'angolo alla sinistra di Rossi. Si riparte ancora quindi con l'Inter in vantaggio, ma attenzione alla risposta del Milan. Helveg, Simeone, Zighe, ancora Moriero. Il 2-1, come nel primo tempo, è l'Inter a passare per prima in vantaggio. Posizione regolare mostrata anche da queste immagini, ha visto bene il collaboratore del signor Tombolini, mentre ora Boban, sinistro d'incontro con la respinta di Simeone, mentre ora c'è un reclamo da parte di Simeone, con Simeone che va a scontrarsi con Birov. Attimi di tensione in un derby comunque molto corretto sino a questo momento, sostanzialmente corretto. Intanto il rinvio di Rossi non preciso, palla però recuperata da Bruno Ngoti su Albertini. Colonnese, servito troppo in profondità Coe, arriva Albertini, arriva Zamorano che anticipa l'intenzione di Maldini, ci mette grinta e slancio l'Inter in questa fase del secondo tempo, attacca ancora Moriero a cercare Zamorano, poi West, ritorna Moriero, Simeone, Moriero e poi lascia sfilare la rimessa laterale di Zighe. Albertini, Inter senza Ronaldo in questa seconda parte del match,
mentre Tombolini fa proseguire con Galante che va a protestare per un ipotetico intervento falloso di Birov. Lungo lancio, Simoni allarga le braccia. Rivediamo ancora il lancio di Djorkaeff per Moriero, scattato benissimo e in posizione regolare, se ne è accorta anche la retroguardia del Milan che non ha affatto protestato. Intanto Boban, Zighe chiude su di lui, Simeone, palla dentro, Coe, Albertini da fuori, cerca il destro, ancora una respinta di Coe. Zamorano, Coe, chiama pallone Djorkaeff, Winter, Moriero è libero sulla sinistra, sulla destra riceve. Lo scambio con Djorkaeff, ancora Moriero, ancora Djorkaeff, parte il pallonetto, poi la respinta di Costa Curta, Morfeo che adesso è molto arretrato. Fischi da parte dei tifosi rossoneri, è un derby comunque che rimane sempre in grande equilibrio, ha fatto gol l'Inter come nel primo tempo, poi ha pareggiato Weah dopo la rete di Ronaldo, adesso Nerazzurri in vantaggio con Moriero. Simeone, fuori gioco di Zamorano questa volta. Maldini a cercare Weah, sempre seguito da West, dentro per Zighe, 26enne difensore esterno della nazionale tedesca, la sua seconda stagione, la prima tormentata da un infortunio, da un malanno alla schiena che ne ha pregiudicato il rendimento, mentre i movimenti ci sono anche sulla panchina del Milan. Intanto Pagliuca consegna ancora il pallone a Zighe, parte il cross, Galante di testa in tuffo, poi Winter che la meglio su Albertini, Zanetti che difende il pallone dell'attacco di Helweg, porta palla, rilancia in profondità dove non c'è alcun compagno, si ritrae l'Inter. Costa Curta, Boban fa viaggiare Bruno Ngotti, ancora Boban, Costa Curta, tutta l'Inter nella propria tre quarti. Ngotti, possibilità del cross che avviene puntualmente dentro per Birov e anticipa Galante, e ancora una volta attimi di tensione fra Taribo West e Pagliuca. Intanto abbiamo rivisto il perfetto traversone di Bruno Ngotti, osservate il pallone e va a colpire giusto Birov, l'ostacolo di Galante che aveva comunque anticipato. Helweg Zamorano, Winter, ancora Helweg in anticipo, quindi Morfeo, fallo commesso ai danni del giocatore tedesco da Galante, mentre a terra c'è Benoit Coe che si tocca il naso. Arriva anche Tombolini, rivediamo intanto il colpo di Galante ai danni di Oliver Birov. Quattro realizzazioni per il tedesco sinora in campionato. Intanto Maurizio Ganz procede negli esercizi di riscaldamento, è il nono minuto, il gol di Moriero è arrivato dopo 2 primi e 30 secondi nel corso della ripresa. Ecco, e chiama a gran voce la panchina mentre sta per arrivare il turno di Ganz, probabilmente schierato da Zaccheroni al posto di Morfeo, l'ex interista Ganz, due stagioni e qualche mese prima del passaggio diretto all'Inter. Inter in 10 in questo frangente di partita. Albertini, Zamorano che stacca, Costa Curta, pressato da Moriero, Bruno Ngotti, ancora dietro per Costa Curta, è rientrato Coe, Albertini, ultimo uomo della difesa rossonera, Maldini, posizione centrale.
ancora Albertini, Bruno Engotti non riesce a sfondare il Milan, è costretto a ripiegare sulla sinistra. Zighe, Maldini, ancora questo scambio prolungato a centrocampo, prova a verticalizzare Engotti, si sistema Birof in area, a parte il cross, la respinta con la schiena di Coe, cambio, anzi doppio cambio, Gans Coco. Il tutto al decimo del secondo tempo, esce Zighe ed entra Coco e dovrebbe uscire anche Morfeo, vediamo. E così è. Coco che probabilmente nei piani di Zaccheroni dovrebbe garantire una spinta maggiore e anche quei cross che raramente sono arrivati dalla parte sinistra. Dentro Gans, fischiatissimo dalla curva nerazzurra. Colonnese su Gans. Prova subito la conclusione Gans, altissima. E vedete come dia la carica ai compagni. Milan che è abituato ad andare sotto in questo campionato, ma ha dato anche in qualche opportunità segnali di recupero anche sul piano del risultato. Buona ultima la prestazione di Piacenza con il gol proprio quasi allo scadere di Gans, che va sull'1-1. Maldini, Moriero che chiede subito scusa a George Weah. Un intervento in gioco pericoloso, il calcio di punizione per il Milan naturalmente, rivediamo. Maldini, su di lui Winter, parte il traversone, adesso tutti a caccia della testa di Birof ed è calcio di rigore. Gans è entrato e subito si è reso protagonista di questa azione che scatena, vedete come Pagliuca ora adesso sia stato anche ammonito. Una scena che ci ricorda quanto successe a Torino la scorsa stagione fra Juventus e Inter. Tombolini ha cerchiato dai giocatori dell'Inter, tra i più, vedete come ora Simeone vada a calmare i compagni. La prima impressione che abbiamo avuto è che Colonnese abbia trattenuto Gans, che stava per tuffarsi, per colpire di testa. Rivediamo. Credo che le immagini, almeno la sensazione di chi vi parla, è che diano ragione al signor Tombolini. Attenzione, rivediamo. E invece è esattamente il contrario. Ed è Gans che trattiene Colonnese. E quindi Tombolini forse ha visto male. Calcio di rigore comunque per il Milan al 13° minuto. Avevamo avuto un'impressione diversa, è stato invece Gans a trattenere Colonnese che era in anticipo, era davanti al pallone e non il contrario. Rivediamo ancora. E qui siamo nella parte terminale dell'azione. Comunque Tombolini ha visto il fallo di Colonnese su Gans. L'ha valutato così, tocca adesso ad Albertini. L'anno scorso nel derby di andata il punteggio finale fu di 2-2 grazie ad un rigore contestato dall'Inter, calciato da Cruz. Questa volta tocca ad Albertini. Ed è il gol del 2-2. Spiazzato Pagliuca e Albertini riporta il Milan in su binario di perfetta parità. Rivediamo ancora, calcio da fermo Albertini, specialista, ed è il gol del 2-2. Accenna alla parata sulla sinistra Pagliuca, ma è bravissimo poi Albertini a spiazzare il portiere dell'Inter. 2-2 quindi, Moriero al secondo, su calcio di rigore Demetrio Albertini. Tutto da rifare, ve l'avevamo detto, è un derby che procura emozioni da questo punto di vista. Winter,
assatanati adesso i giocatori del Milan che vanno subito alla riconquista del pallone. Coco tocca per ultimo l'esterno di sinistra e adesso c'è qualche animo che si scalda, come inevitabile sia. Fino adesso la partita è stata perfetta sul piano disciplinare, due soli ammoniti, roba da niente, Helweg e Coe nel primo tempo, un primo tempo da questo punto di vista corretto, e non vorremmo però che adesso, mentre apprezziamo Zaccheroni che è andato a calmare i suoi, fallo di West su Weah. Quarto d'ora del secondo tempo, 2-2 tra Milan e Inter. Adesso sale il forte l'incitamento dei tifosi del Milan. Ancora un traversone, Biroff sponda. Simeone a vuoto, Helweg lo contrasta Zanetti. Poi prova a rubare il pallone il danese all'argentino. Si può proseguire, Djorkaeff prova l'Inter in contropiede. Secondo Tombolini regolare l'entrata di Albertini, palla lunga, stacca Simeone, esce Pagliuca. Mentre abbiamo rivisto da quest'altra angolazione l'ipotetico contatto fra Colonnese e Ganz. Zanetti. Winter, un cambio nelle file nell'azzurra, è rimasto negli spogliatoi Ronaldo e gli è subentrato Djorkaeff, perde intanto palla Zanetti, si prosegue Winter, adesso tollera qualche contrasto in più Tombolini, Moriero che si accentra dentro per Zamorano, svetta di testa Costa Curta, Zanetti è libero Winter sulla sinistra, può partire il cross deviato da Albertini, Moriero ancora al limite, bravo a difendere il pallone Boban Ganz, sempre seguito come un'ombra da Colonnese. Si rinnova il duello Biroff a Galante, Helweg, Simeone, Coe chiama palla Djorkaeff, prova a trattenerla fra le gambe ma non riesce per la chiusura di Boban, il Milan è più aggressivo a centrocampo, mentre attenzione a Coco, si fa avanti Simeone, palla dentro Ganz, esce Pagliuca, quasi contatto con George Weah ed è calcio d'angolo a favore del Milan. Rivediamo ancora l'uscita di Pagliuca che va ad arpionare di sinistro. Intanto va a calciare Boban dalla bandierina, minuti di gara 18, primissimo piano di Pagliuca, piuttosto teso. Si fa vedere Biroff, pizzicato anche dalle telecamere. Intanto la palla scheggia la traversa sul calcio d'angolo di Boban al 18esimo. Rivediamo ancora e accompagna o cerca di farlo Pagliuca, e buona comunque l'intuizione di Boban, il rinvio dell'estremo difensore dell'Inter, anche capitano questa sera, stacca su tutti Zamorano, Moriero in possesso di palla di fronte a Maldini, poi insiste, perde il passo Boban, arriva Biroff che lo mette giù, Winter fa proseguire Tombolini, Zanetti si sgancia l'olandese, Coe sulla sinistra, ancora per Moriero, avanti Moriero, cerca il destro, deviato Zamorano, la posizione di Zamorano in perfetta, e c'è una ammonizione adesso a Moriero per proteste, ma la posizione di Zamorano sembrava regolare. Viene ammonito Moriero adesso, rivediamo ancora.
queste immagini danno la dimostrazione della linea, quindi il Zamorano era in perfetta posizione, distinto del collaboratore di Tombolini, e la munizione per Zamorano. Riparte Costa Curta. West Wea, l'anticipo del nigeriano. Djorkaeff attaccato da Elveg, perde palla il francese, poi tocca per ultimo la rimessa laterale del Milan. Milan che ha sempre recuperato lo svantaggio iniziale. Albertini, Boban, sicuramente tra i migliori del Milan fino a questo momento. Coco sull'entrata a Zighe, Galante alla meglio in anticipo su Birov, poi cerca la posizione di Zamorano, è nettamente in vantaggio Maldini, poi va alla caccia del pallone, ha lasciato Birov a Simeone, e Coco che smarca molto bene Birov che era entrato. Bruno Angotti, Helbeck, in anticipo colonnese su Gans, la rimessa laterale è del Milan. Il tutto al 21esimo, continua Zaccheroni a sbracciarsi, ma parlando con il suo massaggiatore esprime grande fatica di apprendimento da parte dei suoi. Angotti, il cross, il controllo di Simeone. Winter, il tocco d'esterno, la palla recuperata da Boban, lasciata scorrere da Zanetti, che chiama ancora in causa l'olandese, attaccato nuovamente da Boban, finisce a terra Winter. Grande grinta da parte del capitano della nazionale croata. Rivediamo. Abbiamo detto 11 nazioni presenti in questo derby: Italia, Brasile, Argentina, Germania, Olanda, Cile, Francia, Nigeria, Liberia, Danimarca e Croazia. West, ancora West, che riesce a guadagnare un pallone nel cerchio del centrocampo, il lancio in profondità, Moriero su Maldini, insiste ancora Moriero, bravo Maldini poi nel chiudere l'avanzata del tornante dell'Inter. Coco, West in anticipo su Wea, Coe, Winter, gioca la palla all'Inter, Zamorano era in posizione di rientro, di fuorigioco, fa proseguire Tombolini su Rossi che si accinge al rinvio. Nella zona di Winter, recupero di Moriero. Coe, contrastato da Albertini. Ancora West, colto in azione fallosa su Wea. Chiede movimento, un certo tipo di movimento a Wea. Zaccheroni, Birov, Boban, dentro ancora per Wea, la possibilità del tiro alla respinta di Pagliuca, voragine nel cuore della difesa interista, ma anche da quest'altra parte c'è lo spazio per il contropiede, allunga Djorkaeff, verso Djorkaeff il pallone, Morire in posizione regolare, Djorkaeff destro altissimo. E avete visto come al 23esimo, nel giro di pochissimi secondi, la parata di Pagliuca sulla conclusione di Wea e poi il contropiede con conclusione altissima però di Djorkaeff. Le due squadre lasciano spazi agli avversari. Partita sempre in bilico. 24esimo, Boban. Chiama in causa Maldini. Moriero in anticipo su Coco. Ancora Maldini. Coco intanto si è liberato sulla sinistra. Maldini lo vede. Deve uscire Simeone dall'aria. Palla dentro. E poi Pagliuca è costretto ancora al riflesso sul mancato colpo di testa di Birov. Insiste ancora il Milan. West disimpegna bene su Wea. Poi Moriero ancora per il nigeriano. Scatta intanto Zanetti sulla sinistra, non copre da quella parte Helveg, lascia ad Angotti il compito.
Simeone si fa sentire talvolta la sua mancanza a centrocampo, ma Simeone ha il suo bel da fare in retroguardia. Moriero, Djorkaeff contro Maldini. In anticipo Maldini sul francese. Rivediamo ancora, vedete, sfiora quasi il pallone Biroff ed è tempestivo il riflesso di Pagliuca che smanaccia quasi in calcio d'angolo. Chiama a sé West, Zamorano, Moriero contro Coco, una serie di finte. West, prova ancora West, insiste ancora il nigeriano a cercare il fallo, poi Zanetti che si libera, sulla sinistra lo segue Helweg, l'argentino tiene palla, cerca lo spazio per la conclusione, entra in aria il tocco corto debole, preda di rosso il pallone, che cerca Weah, Simeone, Weah lo supera, Pagliuca quasi sguarnito dietro le guardie dell'Inter, Galante che salva una situazione critica e poi riparte l'Inter, ancora Costa Curta, consegna il pallone a Moriero, errori da una parte e dall'altra, si prosegue, finisce a terra Albertini, messo giù Moriero, calcio di punizione. Mentre Zamorano ora ingaggia un duello verbale con Tombolini, insiste nelle sue proteste il cileno. Galante ha salvato una situazione critica, mentre qui vediamo Costa Curta che fa da ostacolo per la proiezione di Moriero. Sta per calciare Djorkaeff in area avversaria, Galante, Zamorano, arriva anche Simeone. Siamo al 27esimo minuto. Parte il cross lungo per Simeone che prova a staccare, si libera l'argentino, cross morbido al centro area, Weah! Attacca Biroff, West! Insiste West che perde ancora il pallone ed è costretta ora la retroguardia interista a serrare le fila. Boban, Coco a spazio sul settore sinistro, parte il traversone, il controllo di Simeone con il petto, il rinvio. Coco. Maldini. Costa Curta dall'altra parte per Ngotti, quindi Helweg, Biroff lascia scorrere intelligentemente Albertini per Boban, chiama all'uscita Maldini, Boban, palla sul sinistro, cross morbido, colonnese, Ganz in semi rovesciata. Rivediamo ancora il cross di Maldini, tocco di testa di Colonnese, va a chiudere anche Galante, poi palla altissima sulla ribattuta, sulla conclusione di Ganz. Zanetti chiude bene Helweg, da quella parte anche Ngotti, c'è la proiezione di Coe, spazio che non trova l'Inter, Djorkaeff quasi al limite, dentro per Coe, ancora l'Inter, Zanetti nuovamente per Djorkaeff, arretra anche Weah, Winter si porta in area Zamorano, può partire il traversone, Maldini chiude bene, ancora Djorkaeff, arriva Biroff, è un passaggio però per Maldini, Weah supera West, Coco ha spazio sulla sinistra e poi se la porta troppo in avanti, sicuramente rispetto a Zighe ha dato più vivacità da quella parte alla manovra del Milan. Coe, Simeone, attaccato da Biroff, si rifugia dalle parti di Taribo West, che effettua questo pallonetto a seguire, che trova in controtempo Moriero. Boban chiama in causa Sebastiano Rossi, siamo giunti alla mezz'ora della ripresa, 2-2, Ronaldo, Weah, poi Moriero e il rigore calciato felicemente da Demetrio Albertini.
derby numero 242 per Milano Calcistica. Coco, esce sempre Simeone a chiudere, Galante, Zanetti, poi ancora West in area, questa volta da dominatore, poi un rimpallo che favorisce Albertini, errori da una parte e dall'altra, Colonnese, Ganza, arriva anche Coco, tocca per ultimo il giocatore del Milan. Mentre adesso si sta scaldando Andrea Pirlo. Era rimasto a terra un giocatore del Milan, in ritardo, Pagliuca, stacca bene Helweg, su Wea, lo chiude West, West alla meglio sull'amico Wea, Winter, Moriero, si sovrappone Winter da questa parte, lo vede Moriero e lo serve. Ancora lo scambio fra i due, sta per uscire dalla retrovia Simeone che chiama la palla, sempre in possesso di Aaron Winter, da questi a Moriero, tocca in chiusura Boban, buona anche la partita di Francesco Moriero che sta ritornando alle condizioni ottimali dopo la tendinite che lo ha afflitto, un altro reduce dei campionati del mondo, Giorca F gli restituisce il pallone. La finta su Coco, poi Zanetti che perde palla e può innescare il contropiede, Simeone alto, arriva West su EA, nell'uno contro uno recuperano sia Galante sia Simeone, palla messa dentro da Ganza su Biroff, ancora in mezzo Helweg, contrastato felicemente al limite dell'area, poi Galante che spedisce dalle parti di Giorca F. Il contrasto aereo di Costa Curta, il fallo di Albertini su Winter. Bruno Angotti, applausi per Boban. Trentaduesimo, attacca Angotti. Biroff, spalla alla porta. Consegna il pallone a Helweg, può partire il cross, ma attende che Biroff sia ben piazzato in area. L'assist di Biroff, Wea, la ribattuta di Colonnese, poi Coco d'esterno, altissimo. Pagliuca aspetta che Zanetti si giri, entra in possesso di palla l'argentino Zamorano fuori gioco. Uscito dalla panchina per riscaldarsi anche Ventola in casa nerazzurra, nessun movimento particolare nei pressi della panchina di Zaccheroni. Maldini, eccolo qui il tecnico romagnolo, mentre Maldini cerca Coco, l'errore, errori da una parte e dall'altra, mentre entra Ventola, sta per entrare Ventola. Vediamo se al posto di Zamorano, per mantenere il modulo di questa sera, o se sono previsti altri avvicendamenti. Costa Curta, UEA, West entrano in contatto, Biroff, Strano, assist in profondità. Servito Simeone. Largo riceve Winter, è buona anche la prova del 31enne olandese. West, scatta Moriero, prova a raggiungerlo il nigeriano, la cavalcata di Moriero, la chiusura di Maldini tra gli applausi del pubblico di Federosonera. Cambio, entra Nicola Ventola al 34esimo minuto ed esce Zamorano. È il secondo cambio operato nelle file dell'Inter e quindi cambia completamente la coppia d'attacco rispetto al Ronaldo Zamorano dell'inizio della gara. Questa per gli ultimi 15, anche meno, minuti del match, abbiamo incluso un eventuale recupero, Giorca F e Ventola. Coco
Costa Curta, garante in anticipo su Viroff, pulito, si è liberato intanto Zanetti, difficoltà per Coen a servirlo, ma trova l'argentino, duello ancora con Helweg, il tocco è per Coe, spazio per il francese, si porta in avanti Zanetti, posizione regolare, può partire il cross, Moriero al volo, prova a coordinarsi bene Moriero, autore già del gol del secondo vantaggio dell'Inter sull'azione operata sulla sinistra da Zanetti, che rivediamo al cross lungo a pescare proprio l'avanzante Moriero, colpisce con l'esterno del piede destro da quest'altra parte, Biroff, West su Boban, sembra in anticipo nigeriano ma così non è. Coco, Wea, ancora per Coco, si strattonano West e Wea e poi l'uscita di Pagliuca che non aggancia il pallone e Biroff ha in agguato il colpo di testa sul fondo. Rivediamo ancora il cross di Coco, cerca la palla in uscita Pagliuca, non la trova e Biroff mette sul fondo. Giorca F difende in qualche modo il pallone, Coe rimane a terra dopo uno scontro con Helweg, Ventola che mette deliberatamente fuori il pallone per permettere di soccorrere Coe. Inquadrato il 29enne centrocampista francese, seconda stagione per lui nelle file dell'Inter. Milan che restituisce il pallone alla formazione nerazzurra. 37esimo. Il rilancio di Pagliuca a cercare Ventola questa volta. Trattenuto da Costa Curta in fase di elevazione, palla sempre in possesso dell'Inter. Manca l'aggancio Winter. Prova ad affondare il Milan. Biroff, West. E con questa azione, con queste azioni si sta riscattando di qualche amnesia avuta soprattutto nella prima frazione di gioco. Winter sta correndo veramente anche per due, Galante, Giorca F attacca Simeone, servito dal francese, ancora Simeone, difende palla, serve Moriero, Ventola in area, in agguato, parte traversone, esce Rossi. Ottimo l'anticipo, il successivo rinvio a cercare Biroff, trattenuto da Galante, si prosegue, ancora Biroff, difende come al solito molto bene la palla, Helweg rimontato da Zanetti che arriva sul pallone per Topolini e fallo. 38esimo, 2-2, rivediamo. Si incarica della punizione Albertini. Wea che destina direttamente sul fondo, contrastato sullo stacco da Diego Simeone. Simoni che sembra abbastanza sereno, quantomeno non tradisce la tensione. Ventola ancora con Costa Curta, il fallo commesso da Costa Curta ai danni dell'ex attaccante del Bari, cravatta di Costa Curta ai danni di Ventola. È il 39esimo minuto, Milan 2 Internazionale 2, Zaccheroni in piedi. Coe a cercare di servire Ventola, quindi ancora Simeone, Galante in qualche modo cerca Ventola, poi il contropiede del Milan con Wea, Simeone chiude a vuoto Ganze, Biroff, riparte l'Inter con Winter, servito Moriero,
alle prese con Coco, una finta di Moriero, insiste sulla sua destra, arriva anche Boban che lo tocca sul piede di appoggio. E c'è ancora l'Inter in attacco, li vediamo. Fallo di Boban, del giocatore croato, ai danni di Moriero. Sul pallone intanto Djorkaeff, mentre spesso e volentieri si avvicina al terreno di gioco Zaccheroni. Arrivano anche Galante e Simeoni. Parte il cross di Djorkaeff, quindi il tiro, la ribattuta di Zanetti direttamente sul fondo, sulla respinta della retroguardia rossonera. Bruno Angotti, il primo derby anche per Ventola nell'Inter. Inter che ha presentato una formazione senza nuovi effettivi, quindi giocatori che erano, facevano parte della rosa nell'azzurra anche la scorsa stagione. Largo Biroff, Coe, si scontra con Albertini, guadagna palla Boban, arriva Djorkaeff che lo trattiene, che trattiene il pallone, quindi lo scambio Simeone-Moriero, lo sfondamento di Moriero ai danni di Maldini. Quarantunesimo, 2-2, Bruno Angotti. Helbeck, Costa Curta, servita ancora Angotti, parte il cross, svetta Galante, sembra un po' in ritardo Coco che poi dà il pallone a Djorkaeff e può partire in contropiede francese, messo giù da Albertini ed è ammonizione per Albertini. Non ci sono diffidati tra i giocatori del Milan, l'unico diffidato in casa nell'azzurra è Colonnese. Sinora per l'Inter sono stati ammoniti Zamorano e Coe. Adesso il Milan che si chiude, mentre il lancio di Simeone cerca la testa di Ventola che sventa su tutti, ancora Ventola per ben due volte. Coe, Zanetti, uno contro uno, Helweg, ancora Zanetti, ha problema di girarsi, lo effettua, Djorkaeff a terra e viene fatto rialzare immediatamente da Tombolini e viene ammonito per simulazione tra gli applausi dei sostenitori del Milan. Rivediamo. Finisce a terra Djorkaeff, mentre attacca ora il solito Coco, West gli sbarra la strada e guadagna una rimessa da fondo campo. 43esimo, vedremo che recupero assegnerà Tombolini. Il rilancio di Pagliuca, Coe consegna la palla a Coco, Simeone, il rilancio ancora su Djorkaeff, posizione regolare per Ventola, stretto da Angotti, il rinvio di Rossi a cercare Ganz che come è entrato ha subito procurato il calcio di rigore per il Milan, ha cerchiato Albertini, un po' in ritardo Helweg, non ha ancora esposto il cartello luminoso con i minuti di recupero. Moriero, West che consegna il pallone a Coco che quasi lo riperde, ...44-30... Costa Curta dietro per Ngotti, reclama il pallone Biroff, il lungo lancio, Simeone, il rinvio e poi il fischio di Tombolini, il calcio di punizione a favore dell'Inter. Sono
sorride Galante, aveva sorriso prima Birov, i due si sono spinti reciprocamente e salomonicamente Tombolini ha dato, poi lasciato correre, ma dando poi un calcio di punizione a favore dell'Inter sulla successiva azione. Due minuti di recupero, gioca F, siamo già entrati nel recupero. Coe, Winter, arriva Wea a chiudere ma non ce la fa. Parte il cross di Winter, scivola Ventola, Coe prova a liberarsi l'olandese, Coco in anticipo, Wea, il rilancio che finisce dalle parti di Simeone. Servito West, il tocco corto per Winter, scatta Ventola, poi palla che carambola fra le mani di Sebastiano Rossi, lestissimo nel rinviare. Il solito copione, tutti alla caccia di Birov, quindi Colonnese in azione fallosa su Ganz. E potrebbe essere l'ultima opportunità della partita. Siamo nel secondo e ultimo minuto di recupero. Sta per cacciare Albertini. Groviglio di giocatori. Parte il traversone, svetta Galante. La rimessa laterale a favore dei rossoneri. Se ne incarica Costa Curta, quindi Maldini, Costa Curta, Winter a cercare Djorkaeff, siamo negli ultimi secondi della partita, quasi tutta l'Inter attacca anche West, il tocco d'esterno, quindi Zanetti da fuori, arriva Djorkaeff, si scontra poi con Coco e commette fallo. Poi Ventola ha messo in rete, mentre osserviamo Ronaldo, Zighe, Morfeo che stanno osservando le ultime battute del match. 2-2, potrebbe essere il 66esimo pareggio nella storia dei derby. Ed è così, finisce 2-2 a San Siro. Il Milan non riesce a vincere il campionato dal marzo del 94. Per l'Inter è un pareggio che muove la classifica, 11 punti, Milan quota 14 insieme alla Roma, appuntamento per il derby di ritorno con intanto immagini che non depongono a favore né di Simeone né di Rossi e non sono stati inquadrati, ma c'è questa invece immagine con Boban e Winter che si scambiano la maglia. Derby teso, derby combattuto, non eccellente sul piano del gioco, derby molto nervoso, 2-2 il risultato finale, e del rigore assegnato al Milan se ne parlerà per qualche giorno. È tutto da San Siro, grazie per la vostra cortese attenzione, buona serata.